ascolta in Calabria, preso anche la volta sera, ci si trova un'altra volta al bar, sigaretta dopo il caffè, con il mal di testa regolare, tipico del day after, e sta per finire un altro weekend, se ne va col gol intero il weekend. Così poi aspetteremo il weekend, convinti che sarà il più bello. E il weekend, e sta per finire un altro weekend, mi accoltello il giornale il weekend. Così poi aspetteremo il weekend, convinti che sarà migliore. E il weekend, yeah! We are together forever with you. No, ma vedi, dovresti cantare un po' così, un pochettino più seduto, più rotondo, così. Quindi, prima volta, seconda volta a casa sua, eravamo non ancora nella cantina, ma proprio nella camera vicino a camera sua, che era dove c'era il Korg M1. Lui comincia a cantare finalmente tu in inglese, proprio Frank Sinatra, cioè Monica, don't let me fall, without you I can't go on, when the sky will fade to dark, you'll be my song. Monica, your heart's not whole, suddenly me here alone, I can't resist one day on my own. Cazzo Massimo, sei Frank Sinatra, no, non prendere per il culo, dai. E da quel momento lì ero sicuro che ce l'avremmo fatto, nel senso, una volta che lo sento cantare veramente come un crooner, come Frank Sinatra, ero sicuro che o Cecchetto qualcuno ci avrebbe indagato, sicuro. E se pensate che quello di Frank Sinatra sia un'esagerazione, ancora non sapete quello che gli ha detto l'ultima volta che si sono visti. No, ma chiaro, l'ho visto a San Siro, abbiamo condiviso una ventina di minuti sul palco a San Siro, e chiaro che anche lì gli ho detto, ci eravate, gli ho detto, ma Max, tu sei veramente il Bruce Springsteen europeo. E lui aveva un po' il fiatone, quindi non mi ha neanche risposto, era un pochettino così, però mi ha guardato sempre con gli occhi blu, nei quali ho sempre amato e sempre amerò a perdermi. Come dire, ancora, non ho la forza di parlare, ma mi sta ancora prendendo per il culo. Ma no, sei veramente il Bruce Springsteen europeo. Quindi il talento di Max lo conosciamo tutti, ed è palpabile. Storia, dicevo, di amicizia dopo il primo effimero successo, perché poi non c'è stato un seguito discografico nella trasmissione televisiva. Mauro riesce a convincere una donna bellissima ad uscire a un appuntamento con lui. E che cosa fa? Allora, questa donna bellissima, poi, sì, no, è vero che eravamo, grazie a Giovanotti, ero riuscito a uscire con una dea milanese bionda bellissima. Ho appuntamento con lei al Bar Magenta a Cadorna, quindi un terreno per me sconosciuto e minato. Mi porto dietro Max, che ha degli argomenti, e quindi è andata bene perché Max mi ha portata tre. Sì, no, esatto, però lui con i suoi argomenti poteva vincere Milano, nel senso che io ero ancora senza armi, anche se stavamo facendo... Sì, ma nemmeno per un attimo ti è passato per l'anticamera del cervello che magari ci poteva andare lui? No, perché veramente l'amicizia ci portava a essere alla Cyrano de Bergerac, quindi lui veniva solo per aiutarmi. È andata bene, e poi quando Giovanotti non ci ha fatto fare il disco, lei mi ha lasciato immediatamente. E tra l'altro, adesso però è andata con un altro di Pavia. Adesso non so se qualcuno di voi se lo ricorda. Era un amico del COE. Inizia con la L, il suo cognome, ma non lo diciamo, però comunque questa ragazza dea milanese così era andata con questo amico del gruppo. Finito, basta.